schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Eyes in the sky, gazing far into the night. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e con questo glitch vi spiegherò come mettere dentro la base operativa un veicolo quale potrebbe essere, che so, la BMX oppure un caccia oppure un Buzzard oppure un elicottero. Allora, in primis, per fare questo glitch non dovete avere auto di fuori della base operativa, ma al posto dell'auto dovrete avere il veicolo che volete importare nella base operativa. In questo caso io andrò a mettere un elicottero, ragazzi. Quindi non dovete avere l'auto, dovete avere il veicolo che volete mettere nella base operativa. Come nell'altro glitch, ragazzi, dovete salire tutte e due, sia voi che il vostro amico, nell'Avenger e dovrete far buggare la schermata. Allora, premete freccia destra, vi posizionate su esci dalla base operativa e qui andate a premere, tenete premuto start e mentre lo rilasciate premete X fino a far buggare la schermata. Quando vedrete una schermata appannata e il vostro amico avrà la schermata nera, vorrà dire che sarà buggato, ragazzi, e quindi sarete pronti a fare il glitch. A questo punto, quando il vostro amico è buggato, l'unica cosa che dovete fare è andare in o lettore multimediale per chiudere l'applicazione oppure andate direttamente in YouTube, andate sull'app di YouTube, sull'app di, non so, Twitch, se fa chiudere l'applicazione o meno, comunque un'applicazione che metta in sospensione GTA Online. Dopo aver fatto questo dovete ritornare in GTA, vi darà questo messaggio che la sessione è stata, diciamo, annullata, e aspettate, ragazzi, aspettate ovviamente che il vostro amico dal party vi manderà un invito per fare giochiamo insieme. A questo punto, ragazzi, quando il vostro amico vi avrà mandato l'invito, come in questo caso, aspetterete l'invito che vi arriva e andrete ad accettare l'invito. Quindi menu dashboard, notifiche, invito, entrerete in sessione, rientrerete nella stessa sessione dove sta il vostro amico buggato dentro alla vendor, e a quel punto potete fare il glitch, ragazzi. Come vedete, anche in questo caso il nostro amico rimane buggato come nell'altro video. Basterà andare su un'attività, missioni create da Rock, sarà un lavoro da titano, cazzi e mazzi. Insomma, avete capito, penso abbiate capito. Basta seguire i passi. Voi siete nell'attività, premete cerchio, il vostro amico va nel party, viene per unirsi, accetta il primo messaggio, voi uscite dall'attività e il vostro amico accetta il secondo messaggio, in maniera tale che gli dirà che la sessione non esiste più e ritornerà in game. A questo punto potrà sbaggarsi liberamente. Qui potrà guidare la nostra auto nel garage. A questo punto, ragazzi, mandiamo un attimo il video in velocità. E aspettate che il vostro amico arriva nell'auto e fate il tutto. Ovviamente il vostro amico, come nel glitch precedente, dovrà sedersi al posto di guida. Ovviamente mentre lui sta salendo dovrete premere triangolo per uscire, insomma, in maniera tale che passi al posto di guida. Posizionerete l'auto dove va posizionata, ragazzi, come nel money glitch, né di più né di meno. Quindi non mi dite non capisco il video, cioè basta che avete visto il money glitch se capisce bene sto video, non è che c'è poco da capire. Vi curate, ragazzi, che vi fa il teletrasporto, e quando farete il teletrasporto il gioco è fatto, ragazzi. Quindi a questo punto, fuori dalla base operativa, dovrete avere
il veicolo che volete mettere nella base operativa, ragazzi. Io qui ho un elicottero, quindi mi metto qui vicino all'uscita, faccio comparire la scritta e premo triangolo e X insieme, in maniera tale da salire ed uscire, salire sull'auto ed uscire dalla base operativa. A questo punto, ragazzi, rientriamo senza andare nel com, senza andare da nessuna parte, nella base operativa, e come per magia quest'auto diventerà un elicottero, ragazzi, l'elicottero che noi avevamo lasciato fuori. Il glitch è abbastanza semplice: con questo glitch potete mettere per esempio le BMX in un posto auto con molta tranquillità. Prima le mettete qui in base operativa e poi le trasferite in un garage qualunque, portando l'auto dal garage qualunque alla base operativa, ovviamente, ragazzi. Detto questo, ragazzi, spero che questo glitch vi sia d'aiuto, che magari possa aiutarvi a fare qualcosa, anche se non è un money glitch. Un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.